Complimenti. Grazie. Boni, state buoni, buoni, state buoni, oh buoni, state buoni. Allora, Velasco, lei ci ha fatto una... Grazie. Lei ci ha fatto una lezione di vita non indifferente, cioè ci ha insegnato che per vincere bisogna saper perdere. E Berlusconi? Oddio! Lei può considerarsi un miracolo italiano? Ma no. No? No. Io non credo nei miracoli, no. Né italiani né non italiani. Non italiani. No. Professore, è vero che lei nel 1990 rifiutò un assegno in bianco dell'allora... dottore, onorevole, insomma, segretario speciale di Gardini, che era Sama, un assegno in bianco per andare ad allenare la squadra di Ravenna, un assegno in bianco che vuol dire svariati zeri, o no? Sì, è vero, non c'era l'assegno lì, ma praticamente mi ha detto che la cifra la mettevo io. Ecco. Quindi lei è l'unico italiano che non ha preso soldi da Sama. Ma no, ci sono altri. Speriamo. Professore, io so che lei, io la chiamo professore perché lei è professore, cioè oltre ad essere diplomata all'ISE ha fatto anche, credo, filosofia in Argentina. Ma c'è da dire questo è parte di quello che dicevo prima, no? Siccome ho vinto molte partite di pallavolo mi hanno fatto laureare in filosofia. Ah. Ecco, io in realtà ho studiato 5 anni filosofia ma non ho potuto finirla, non perché non volessi andare alla facoltà, sennò perché nell'Argentina in quegli anni tornare all'università per me era troppo pericoloso, allora ho dovuto smettere. Ecco, vogliamo parlare un attimo degli anni difficili dell'Argentina, che forse per noi che stiamo da questa parte dell'oceano non sono molto, come dire, vicini e chiari. Lei insegnava in un liceo, no? Mi sembra di capire. Sì. A Mar del Plata, ma, La Plata. No, com'è? La Plata. Non è che insegnavo, era un posto per quelli che studiavano all'università, come una borsa di studio, dove io aiutavo i professori. Ecco, e che cosa successe a suo fratello? Ma mio fratello è sparito per un mese, era studente di quella scuola, e poi quando studiava medicina lo hanno rapito, è stato uno dei desaparecidos, per fortuna lui è riapparso, ecco. È riapparso dopo un mese. Lui ha fatto, diciamo, l'errore di continuare a dormire a casa di mia madre, e anche se lui non faceva più nessuna attività politica all'università, è arrivato l'esercito e l'ha portato via. Senta, poi recentemente Bossi ha dato del peronista a Berlusconi. Lei nel 72, ragazzo a Buenos Aires, Perón l'ha visto. Ecco, com'era questo Perón? Una specie di Berlusconi. E cosa più importante, Veronica Lario potrebbe essere Evita. Evita Perón. Perché questo mi interessa molto. No, io credo. Credo che il parallelo tra Berlusconi e Perón sia molto forzato. È molto forzato, no? Sono situazioni storiche diverse, stile molto diverse tra uno e l'altro. Credo che quello che si vuole dire con questo peronismo è un certo populismo, ecco, un certo autoritarismo, ma la comparazione penso che non vada bene. Quindi neanche con la moglie, assolutamente. Evita. Ma con la moglie ancora meno. Ancora meno. Cioè, dopo, lei ha preso sempre le distanze dalla sinistra, nonostante lei sia certamente marxista, almeno da ragazzo, e poi comunque spostato a sinistra. Ecco, che cosa non condivide della sinistra di oggi? Ma non condivido diverse cose. Io ho preso delle distanze così molto tempo fa, senza però, io soprattutto non sopporto la gente che è stato per molti anni una cosa e poi cambia di cavallo come se fosse la cosa più facile del mondo. E quindi io preferisco assumermi come una persona confusa, ecco. E quindi della sinistra oggi ci sono molte cose che non mi piacciono, ma soprattutto, secondo me, non sono chiari. Ecco, si può definire la politica come droga. Ecco, Maradona. Maradona è un politico e un drogato, solo per sapere. Poi lei è argentino. È un grande giocatore. È un grande giocatore, basta. Questo lo sappiamo. Però lei soffre... E faremo bene anche a lui, credo, essere considerato solo un grande giocatore. Quindi lei, in qualche modo, giustifica la droga all'interno dello sport, o meglio, a chi fa bene la droga nello sport? A Mike Buongiorno farebbe bene? Io non è che la giustifico, io una volta ho detto a mia figlia quando era, diciamo, 14 anni così, no? Che a scuola le avevano detto, attenzione perché i drogati sono dei mostri, eccetera.
Io le ho detto, attenzione con questa idea, perché può darsi che tu conosci un ragazzo, anche un bravissimo ragazzo, intelligente, in gamba, e che si droga. Purtroppo la droga non è una cosa così semplice che si drogano gli stupidi, come dicono. È una cosa molto più complicata, e anche nello sport è molto più complicata. Noi evitiamo che i nostri giocatori abbiano la cultura della pastiglia, anche se questa pastiglia è legale. Cioè, non abituare i giocatori a prendere nessuna cosa. Noi non prendiamo neanche vitamine, tranne che un giocatore abbia un problema medico. Allora, le per... supposte gliele fa mettere? Neanche le supposte. Assolutamente, si rifiutano. Bene, senta, io volevo farle ancora una domanda. Lei sta facendo grandi cose per lo sport. Non ha mai pensato di passare al calcio, visto che potrebbe per fare carità. Anche... Per carità. No. Mai al calcio. Io ammiro ai miei colleghi del calcio... Perché vivono in condizioni incredibili, che io non ho voglia di vivere. Bene, io la ringrazio. Alla prossima, arrivederci.